Buongiorno, sono Paolo. Siamo qua anche oggi per vedere una ricetta. Ma qualche volta saremo anche fuori, non più per vedere ricette, ma per vedere qualcosa di diverso. Allora, oggi facciamo gnocchi di zucca. Ma contiamo con la scarola. Ok, dobbiamo pulire la zucca e farla cuocere nel forno. Poi, quando sarà cotta la zucca, vi farò vedere gli ingredienti. Allora, bisogna armarsi di un bel coltello. Questa è una zucca marina di Chioggia, che secondo me è una delle migliori. Solo che praticamente per tagliarla bisogna avere una certa forza. Si può usare un bel coltello o anche la motosega e anche l'accetta. Ecco, siamo riusciti a tagliarla a metà. Guardate che bel colore questa zucca. Ok, la facciamo a fette. Abbiamo fatto la zucca a fette, adesso la sbucciamo. Togliamo i semi della parte filamentosa e la facciamo a cubettoni. La mettiamo in una teglia che poi metteremo nel forno. Disposta. Pulito e tagliato la zucca, l'ho messa su una teglia con sotto carta forno. Adesso la metto in forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per un 40 minuti. Vediamo quando diventa bella morbida e la possiamo schiacciare con la forchetta. Intanto che la zucca sta cuocendo nel forno, cominciamo ad andare avanti a preparare la ricetta della scarola, che è una semplice scarola fatta in padella. Io ho messo due cesti di scarola e sarà molta per condire gli gnocchi, a parte che gli gnocchi saranno tanti anche quelli. Comunque poi è buonissimo da mangiare come verdura, per cui se ne può avanzare una parte a mangiarsela a parte domani o quando si vuole. Allora, gli ingredienti sono semplicissimi, sono la scarola, aglio, olio, io ci metto sempre un po' di vino bianco e un po' di peperoncino. Sbucciamo l'aglio. L'aglio, gli do una schiacciatina. Tre spicchietti piccolini, peperoncino, sempre a vostro piacimento sia l'aglio che il peperoncino quanto volete voi, olio. Tagliamo la scarola.
un po' vivace all'inizio, soprattutto per farla abbassare la zucca. Dovrebbe essere una volta, sono passati 40 minuti, sì, va bene. Prendiamo una ciotola. Con una forchetta riduciamo in poltiglia la zucca. Ci mettiamo un po' di sale. E poi la farina. Dunque, le proporzioni sono la farina circa metà del peso della zucca. Ovviamente dobbiamo regolarci a occhio perché ogni zucca è diversa, ci sono varietà più acquose, varietà meno acquose, per cui cominciamo col metterle non troppa, poi dopo proviamo e vediamo poi la pasta come viene, vi dico, deve diventare bella liscia. Lavoriamo sul tavolo l'impasto, cioè sulla tavola, sull'apposito asse per gli gnocchi. Una bella, deve diventare un bel impasto liscio, perché va bene. Tagliamo dei pezzi di impasto e ne facciamo dei rotolini. Una volta che sono formate tutte le salsicciotte, li tagliamo alla lunghezza di un centimetro. Quanto ben di Dio! Sono far bollire l'acqua, metterli dentro e mangiarceli. Calcolate che questa dose basterà per 6 persone, perché alla fine sono circa 1,5 kg. La zucca è stata nel campo per da maggio fino all'inizio d'ottobre e noi in un giorno l'abbiamo trasformata in questo e ce la mangiamo. Abbiamo fatto fatica anche a coltivarla e forse meritiamo anche questo. La zucca non lo so. L'acqua sta bollendo, ci ho aggiunto un po' di sale, non troppo perché l'avevo messo anche dentro gli gnocchi. Prendo gli gnocchi col suo strofinaccio e li verso nella pentola. Ovviamente non li ho messi tutti perché erano troppi, ne ho messi circa metà. Tanto rimettiamo la scarola sul fornello che si riscalda. E quando verranno a galla
saranno pronti. Sono venuti a casa, li scoliamo. Sembrano un bel colore. Un attimino. Spegniamo il fornello. Guardate quanta bella scarola. Di solito aggiungiamo questo, che per l'ennesima volta vi dico che non è formaggio, è un formaggio vegano. Voi se volete mettete del parmigiano, anche pure abbondante. Stasera abbiamo un dolcetto d'alba. Ovviamente, perché la zucca comunque è delicata, non ci vuole un vino troppo corposo, però rosso di sicuro. Assaggio il risultato. Buonissimo, come al solito, non perché li ho fatti io, perché la natura ce l'ha donata. Buona serata a tutti e buon appetito.